dire, nell'ultimo spacchettamento ho sculato di brutto. Vi dico solo, 6 pacchetti, 3 GX. Cosa posso desiderare di più? Ma oggi possiamo essere ancora più fortunati. Abbiamo altre 2 mini tin da aprire, quella di Pikachu e Eevee. Speriamo ragazzi di trovare questa Hyper. Perché sì ragazzi, voglio la Hyper o la Full Art. Non chiedo la fuoriserie perché sarebbe troppo, ma ci proviamo. Voi come sempre continuate a supportare questi video spacchettamenti con tantissimi pollicioni in su, tantissimi commenti. Fatemi sapere se anche voi le avete aperte e cosa avete trovato. Partecipate perché mi leggo sempre tutti i commenti. E soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video spacchettamento, perché abbiamo ancora da aprire tante cosucce di Detective Pikachu. Lo so che siete dei veri detective e quindi eravate pronti a questo. Con queste 2 bellissime mini tin andiamo a completare il puzzle che tra poco si rivelerà. Quindi andiamo prima ad aprire quella di Pikachu e poi quella di Eevee. E mentre la apro, io comunque vi voglio sempre ricordare che a fine mese, quindi a inizio maggio, già ci sarà la nuova espansione che apriremo qui sul canale. Quindi tenetevi molto molto forti. Ed eccoci qua. Ecco la prima, quella di Eevee. Veramente fighissima. Guardate che bello Eevee. E vuoi? Bello. E poi abbiamo Pikachu. Eccolo qua il piccolino. Guardate che bellino che è. Per i più curiosi ricordo che in queste tin possiamo trovare ben 2 bustine di espansione, una moneta Pokémon e una carta con l'illustrazione Pokémon esclusiva della mini scatola. Quindi ragazzi, noi abbiamo già aperto quelli degli starter. Ecco qui Squirtle, ecco qui Charmander e infine Bulbasaur. Abbiamo qui le nostre 3 carte illustrative che adesso aggiungeremo a Pikachu e Eevee e completeremo il nostro puzzle. Dai che sono curioso. Apriamo quella di Pikachu. Oh, cambia la monetina! Sì! Bellissima ragazzi, quella di Ninetales di Alola. Guardate, questa mi mancava. Bella questa. Guardate come sbrilluccica tutta. Adoro. Allora sono stato sfortunato io a trovare nel precedente episodio questa tripla monetina di Raichu di Alola. Peccato. Vedete? È stato veramente un peccato. Chissà se questa monetina mi porterà fortuna. Lo vedremo tra poco. Quindi, ecco qui la carta illustrativa e i 2 pacchetti. Come sempre, ombre infuocate e guardiani nascenti. Vediamo che monetina troviamo in quella di Eevee. Oh, dai, dai. Raga, è incastrato, non si apre niente. Oh, olè. Vediamo. Ok, l'ennesimo Raichu di Alola. Dannato! Qualcuno vuole una monetina di Raichu di Alola? Perché le spaccio, al parco. E qui abbiamo la carta illustrativa di Eevee con i 2 pacchetti. Eccoli qua. Ombre infuocate, guardiani nascenti. Per 4. Fatto questo, ragazzi, direi di fare un po' di spazio. Perché adesso andiamo a vedere le carte che abbiamo trovato oggi. Abbiamo quella di Eevee con questa bellissima illustrazione. Andiamo a girarla. Questa è la parte proprio centrale. La descrizione di Eevee potete leggerla qua voi, vi potete anche mettere il video in pausa, tanto la mia telecamera ha una qualità invidiabile. Troppo bella ragazzi questa qualità. E poi ragazzi andiamo a leggere quella di Pikachu, eccola qui. Oh yes. Calcolate che i miei primi video erano registrati con il Samsung Galaxy S1. Cioè ragazzi, qualità veramente da schifo. Per i tempi era ottima. Se la guardate adesso, no. Mentre adesso ragazzi, sto registrando col mio nuovo telefono iPhone XS Max e qua ragazzi si vede la qualità, si vede tantissimo, anche perché questo gioiellino fa anche 4K a 60 frame al secondo e quindi guardate le mani, Allora comunque, a parte le cazzate, andiamo un attimo a vedere questa illustrazione. Quindi abbiamo detto che questa va qua, questa no, l'incontrario, fail, questa va qua. Poi abbiamo la parte centrale che doveva essere Eevee, che va a completare il laghetto, quindi così. Ok, più o meno. Poi abbiamo Pikachu in fondo, no, Bulbasaur in fondo e Pikachu qua. Mi sa che devo metterla un po' più alta perché sennò non si vede. Vediamo, ok. E via, c'è anche un Oddish tagliato a metà. Oh ragazzi, ma è fighissima. Illustrazione completata. Sbloccato l'achievement. Raga, provo a lasciarla qua per tutto il video, ma credo che sia impossibile. Ma
ci possiamo provare. A meno che non trovo una full art e spacco tutto, ci possiamo provare. Comunque, fatto questo, andiamo a pesare i nostri pacchetti e speriamo bene. 21,92. Allora ragazzi, questo potrebbe essere buono. Io spero sempre nel 22, però vabbè. 21,91, anche questo potrebbe essere buono. Ci sta andando di fortuna, eh. Questo invece un 21,98. Sì! Ok, ok, ok. Calmo, Federic, calmo. E questo 21,79,80. Non lo so. Non lo so, non lo so, ragazzi. È sempre difficile capire. Giro il bilancino. Voglio dire, fa sempre un po' di cavoli suoi. Buttiamo qualche monetina qua, così a caso. Ecco. Buona, ragazzi, apriamo il primo pacchetto di oggi e speriamo di essere fortunati. Ricordo, nello scorso spacchettamento ho trovato la tripla, la triple AGX. Ma cosa vuoi di più di una triple AGX? Cioè, non lo so. Codici, ovviamente, li regalo sempre. Federic regala sempre i codici. Andiamo a fare il trick e speriamo bene. Vai con sto Porygon, Meryl, Utut, Rhydon, Ralts, Energia, Ribombi, Guzman, Vrilipede, Mazdel Reverse con questo artwork veramente accattivante che mi ricorda tantissimo Spirit Cavallo Selvaggio, e infine un Weavile. E vabbè, Weavile, niente. Vabbè, non si può essere sempre fortunati, eh. Allora, questo era quello che pesava più di tutti, raga. Lo apro adesso, così togliamo le zampe al toro. Dice, no? Tagli le zampe al toro. In questo caso tagliamo le zampe al Ninetales di Alola. Dai. Codicino. 1, 2, 3, 4. Oh, yes! Wow! Scusate. Allora, ho sentito un ruvido particolare, ragazzi. Che se questo è la full art... No, è la fuoriserie, volevo dire. La fuoriserie, no? Ok. Ok, ho sentito quel ruvido che... Mamma mia. Zhang Mo. Wimpud. Io, ragazzi, non ci posso ancora credere. Non ci posso ancora credere. 5 tin. 10 pacchetti. Tutta questa roba incredibile. Soli 10 pacchetti, eh. Un Tabulele GX! Sì! Full art! Sì, ma vieni! Ma vieni! Ma vieni da papà! Vieni da papà! Ma quanto stiamo sculando! Ma quanto stiamo sculando! Ma io non ci sto credendo! 10 pacchetti... 3 GX e una full art, ne abbiamo altri due da aprire. Ragazzi, fuori di testa! Fuori di testa, veramente, cioè, fermate Federic, fermatelo, tirate il freno, perché qui, ragazzi, il delirio. Guardate quanto è bella, io l'avevo detto, con una carta del genere non posso stare calmo. Ragazzi, questa vale anche un bel po' di soldini, voglio dire, è giocatissima. Questa, quando è stata rilasciata per la prima volta, non potete capire quanto costava. E questa è praticamente mint, appena sbustata. Bella, 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 bella. Non vi vado nemmeno a leggere l'effetto, ragazzi, perché già sapete quello che fa questa carta. Super utile. Mi servirebbe una sleeve, ma non ce l'ho a portata di mano, quindi per ora la lascerò lì. Wow! E si continua la nostra avventura, ragazzi. Si continua. Voglio fare 10 pacchetti. 5. 5 GX, ma magari sarebbe un sogno. Ma trovare una carta così costosa, mamma mia. Se la trovavo ai tempi, ragazzi, non vi nascondo che l'avrei venduta subito. Ai tempi l'avrei venduta subito perché mi sarei fatto veramente un bel po' di soldini. Allora, Graveler, Ala, Glale, Altare Lunare e un Mazdel Holo, ragazzi. Ma che cosa stiamo dicendo? Che cosa stiamo dicendo? Anche l'olografica. Anche l'olografica. Basta, ultimamente sono troppo fortunato. Ultimamente, raga, non c'è niente da fa. Quindi, olografica e full art. Ma che volete di più? Full art e olografica in 9 pacchetti. E c'è ancora l'ultimo, ragazzi. C'è ancora Ombre Infuocate. Mamma mia, se anche qua trovo qualcosa, raga, alla fine. Vai, codicino, 1, 2, 3, 4. Ma io non ci credo, io non ci credo, io non ci credo. No, ragazzi, non ci credo. Io, no, no, non ci credo. Morelul, Caterpie, Meryl, Rayon, Sandygast, Porygon Reverso, ho fatto il trick male, fa niente. Pokédex Rotom, Sidra... Lumeria e un Dark Ray GX.
succedendo, ragazzi? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? 10 pacchetti! 10 pacchetti 5GX e una Holo! Porca miseria, ragazzi! 10 pacchetti! 10 pacchetti! Cioè, io adesso sto contando anche lo scorso spacchettamento, ma sono 10 pacchetti! Porca miseria! Bello Darkrai, bello, bello, bello. Basta, mi devo dare una calmata, ragazzi, perché questi ultimi due spacchettamenti sono stati a dir poco leggendari. Guardate che spettacolo, guardate l'occhietto, guardate che bello l'occhio. Con restaurazione, una sola volta durante il tuo turno, prima di attaccare, se questo Pokémon è nella tua pila degli scarti, puoi metterlo in panchina. Poi assegnagli una carta energia buio dalla tua pila degli scarti, forte. Fendente oscuro 130, i danni di questo attacco non sono influenzati dalla resistenza. E poi vicolo cieco GX. Se il Pokémon attivo del tuo avversario è influenzato da una condizione speciale, quel Pokémon viene messo KO. Mamma mia, mamma mia. Cioè praticamente Darkrai va a shottare completamente i Pokémon che sono influenzati tipo dalla paralisi, confusione, insomma, avete capito. Carta a dir poco spettacolare e io non posso altro che rimandarvi a un prossimo spacchettamento, perché oggi, ragazzi, un video leggendario, leggendario è dir poco. Ovviamente protagonista indiscusso il Tabulele Full Art, ma recuperatevi anche le altre tre tin degli starter, perché abbiamo trovato il mondo, raga, il mondo. Cioè 5GX, un'olografica in 10 pacchetti, penso che non lo farò mai più. Sono veramente contentissimo di aver preso queste tin. Vi ricordo che potete trovarle in tutti i GameStop, potete trovarle nei giornali, insomma, si trovano ovunque. Noi ci vediamo nel prossimo video, ma vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, passare qua sotto in descrizione che c'è lo shop delle magliette Federic, e abbiamo ancora da aprire tutte le cose da detective, quindi ci aspettano tanti bei spacchettamenti a breve, e io, raga, sono contento, tanto tanto contento, lo vedete dalla mia faccia quanto sono contento. Madonna!